Sono passati 2 mesi dall'inizio di questa nuova guerra santa combattuta contro il male. Ringraziamo Allah per averci donato la vittoria sul nemico aggressore a Tripoli e per averci obbligato alla guerra santa. Ringraziamo Allah per la vittoria. Il nemico però non vuole arrendersi, vuole spargere terrore, stuprare e violare la legge del Signore, ma l'ira del Signore è prossima a vendicarsi ancora e noi combattenti vendicheremo in nome suo il sangue innocente e libereremo tutta la Libia. I nemici faranno la stessa fine di Gheddafi. Libia, il paese è nel caos. 2 parlamenti, 2 governi e tante milizie opposte che si combattono. Questa è Misurata. A 250 chilometri c'è Sirte, controllata in parte dalle milizie dell'ISIS, che hanno annunciato pochi giorni fa che questo è il prossimo obiettivo. Allah è grande! In nome di Dio ci prenderemo tutto il paese! Via i generali dalla Libia! Eccole le milizie islamiste di Alba Libica, controllano Misurata e Tripoli, combattono contro il generale laico Califa Haftar da un lato e dall'altro si difendono dal nuovo nemico, l'ombra del califfato. Nel 2011 Misurata è stata la roccaforte dei ribelli. Gheddafi ha tenuto sotto assedio la nostra città per 2 mesi. L'abbiamo liberata da lui e ora deve toccare a noi difendere il nostro popolo e i nostri affari dagli usurpatori, sia il Parlamento che abbiamo cacciato, sia i jihadisti. Abbiamo perso le vite dei fratelli, ma ora abbiamo la capitale e presto prenderemo il resto del paese. Come si dice, se c'è petrolio c'è speranza. Nelle fila delle milizie di Tripoli anche tanti mercanti pronti a difendere gli interessi economici di una delle città più strategiche del paese. Anwar Sawan è uno di loro. Che vi serve? Vi mandiamo un carico di munizioni, 2 camion di proiettili. Arrivano domani, li stiamo scaricando. E le granate? Sawan è il capo della brigata Mansur al-Qolas. Questa granata è più preziosa dei miei figli. Questi clandestini stanno scaricando le munizioni da mandare domani al fronte. Erano le scorte di Gheddafi, le abbiamo prese noi ora. Abbiamo lasciato compagni sul campo di battaglia. Siamo tutti soldati di Allah e spenderemo tutto il sangue di cui ci sarà bisogno per vincere anche questa guerra e difendere i nostri soldi. Guarda lì, in Iraq, quello che succede. A voi occidentali fa comodo descriverci come fondamentalisti. Chi parla di fondamentalismo vuole solo screditarci. Noi siamo sunniti e moderati e decisamente contrari a quello che fa l'ISIS. Io a te, per esempio, non te la taglierei la testa. Quello che fa ISIS non ha niente a che fare con il Corano. L'Occidente di cui parla è lo stesso con cui vorreste fare affari? Vogliamo diventare innanzitutto i portavoce della nuova Libia e ricominciare a commerciare con tutti gli occidentali, ma soprattutto con l'Italia. Possiamo offrire molto. Solo noi possiamo garantire l'ordine qui e ve lo dimostreremo. L'Italia è il paese europeo con i maggiori interessi economici in Libia. La nostra ambasciata, che era l'unica rimasta aperta in questi mesi di conflitto, ha chiuso, gli italiani sono tutti rientrati e in Libia restano solo investimenti sospesi. Ferretti, Tecnomontaggi, Danieli sono solo alcune delle società che lavoravano qua. Questo era un grande progetto, mancava solo un anno alla fine. È fermo? Sì, tutto fermo, hanno portato via tutto. Solo l'ENI ha continuato a lavorare a pieno regime, ma i contratti delle 200 aziende italiane presenti sul territorio sono sospesi e rischiano di saltare. Questa è la Ferretti International ed è una delle tante aziende italiane che lavorano alla Lisco, all'acciaieria di Misurata, che è la più grande acciaieria del Nord Africa. Guarda di là, si sono bloccate infrastrutture cruciali come l'autostrada costiera prevista dall'accordo Gheddafi-Berlusconi. L'appalto valeva 900 milioni, l'ha vinto la Salini in pregilo, ora è fermo. Quanto vale questo cantiere? Solo questo progetto vale più di 100 milioni di euro di investimento. Quanti progetti italiani si sono fermati dall'inizio della guerra solo a Misurata? Qui tutti, praticamente tutti, sono scappati tutti. L'Italia in tutta la Libia ha crediti per 2 miliardi di euro. Se non tornate, perdiamo tutti e 2. Allora, Domenico Quirico, questa è Misurata,